Siamo in Italia dove c'è stata un'affluenza record per il 36esimo Festival Internazionale di Musica di Porto Gruaro, organizzato dalla Fondazione Musicale di Santa Cecilia. Il servizio è di Francesca Pietrobelli. La musica come illuminazione della vita. Questo è il filo conduttore dell'edizione 2018 del Festival Internazionale di Musica di Porto Gruaro, immaginato dal maestro violoncellista Enrico Bronzi, suo direttore artistico da 11 anni. E il titolo Illuminazioni, rubato a un'opera poetica di Arthur Rimbaud, contiene già questo progetto. Per più di 3 settimane, 40 eventi tra concerti e incontri con il pubblico, tutti sold out, compreso l'appuntamento finale al Teatro Russolo con l'Orchestra della Toscana, diretta dallo stesso Bronzi, e il giovane talento Francesca Dego al violino. Ogni esibizione ha rimandato a una fonte tratta da letteratura, poesia, teatro, pittura, alla ricerca del legame fra la musica e le altre forme di linguaggio e di pensiero. Sul palco anche gli oltre 250 allievi musicisti provenienti da 15 nazioni diverse. Con le immagini della musica di Porto Gruaro noi abbiamo finito anche per questa edizione. Grazie per averci seguito. L'appuntamento con il prossimo TG3 è domani mattina a mezzogiorno. A tutti voi l'augurio di una buona notte da tutta la redazione. Arrivederci.